Io inizio tutti gli episodi con ospiti dicendo siamo qui riuniti <ride> per lapidare, eh no, per parlare. Se parola di oggi. La parola di oggi è lapidare, verbo. <ride> è molto divertente perché quando fai la, la coniugazione tu puoi dire anche io ho lapidato o io sono lapidato. Però preferisco lapidare che essere lapidata, scusa. Sì. Eh. Ha senso. Però la magia dei verbi transitivi <ride> la grammatica. La grammatica è, è una forma di stregoneria, secondo me. Ma che bella frase: <ride> sei come la scriveremo su una tassa: <ride> esatto, come il Meryl Streep in una serie di sfortunati eventi esatto tantissimo. La grammatica è la più grande gioia della vita. Mm, non è una frase, Klaus è <ride> Io amo una serie di sfortunati. Anch'io, eh, però tantissimo. mi è piaciuto tantissimo il film mentre la serie non sono riuscita a guardarla. L'ho iniziata, non sono riuscita a finirla. Io la prima stagione l'ho dovuta vedere due volte: una con la bambina qui facevo da babysitter, lei eh. era tipo super presa! E io no, sono indifferente. Poi però l'ho riguardata mm -hmm. con mia mamma stavolta, perché anche mia mamma piacciono queste cose mm -hmm. qui. E l'ho apprezzata molto di più. E l'ho vista fino alla fine. Per me è bellissima. Ah, quindi forse dovrei rivederla. Eh sì, darle una seconda chance. Ok. E perché è difficile staccarsi da Jim Carrey, secondo me? Sì, no, io non ce la faccio. Io quel film l'ho adorato, tanto te lo sapevo a memoria per un periodo della mia vita. Mm -hmm. Mm -hmm. E il fatto di. cioè che non siano loro, anche se l'attrice hanno preso la sosia di Emily Browning, però. Oh, sì <ride> Però non sono loro e io non ce la faccio, sono come i puristi. Eh, Ma infatti la seconda stagione già è già più... No, la seconda, già gli ultimi due episodi della prima sono più facili perché non hai il film per fare il confronto. Vero, 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 vero. Quindi già da lì Neil Patrick Harris è riuscito a essere un po' più libero dal uh -huh. peso dell'eredità di Jim Carrey e fa impazzire. È proprio bravo lui. E poi i piccini... Importato. Cioè, Sono tutti molto bravi e Neil Patrick Harris è stato molto bravo. Mm -hmm. Però è, è una questione personale, non è? No, ci, sta, ci sta, ma infatti i primi sei episodi sono troppo. È troppo facile fare il confronto col film, soprattutto. Mm. Da... Poi io il film l'ho visto anche al cinema, oh no, io no, ma che bello! Sì, è stato bellissimo. Eh, cioè, quel look tutto così goticone, sì. però allo stesso tempo. Molto fresco, ha cioè quel gusto steampunk che lo rende più giovanile, che lo bello. svecchia un po' il gotico sì. e mi piace da morire quel film. però la serie andando avanti cresce, cresce molto bene. Ok, allora gli do un'altra possibilità, benissimo, sono molto contenta. Noi stiamo parlando da, da dieci minuti, <ride> esatto. non sto facendo bene gli onori di casa. No, vai, vai, vai. <ride> Complimenti, ci vuole un bel coraggio per varcare le soglie del casino a Carcosa. Potrebbe interessarti un giro di roulette. Oggi siamo riuniti qui con Gaia di La Sedia Bianca. Ciao. Se non conosci, <ride> Se non conosci la Sedia Bianca, vai, accomodati. <ride> Appunto, come dicevamo prima, è come andare al bar a parlare sì. male di, oh, hai visto la Luigia, che cosa ha fatto? <ride> Però la Luigia spesso è, bo, Jane Austen, Amelia Earhart, però di loro si parla bene. Sì, no, io in realtà l'ho odiata Amelia Earhart per un po', però va bene. Soprattutto perché mi ha fatto scoprire i granchi del cocco. Sono terrificanti, i Mamma del cocco. Mamma mia, io non, non... No. Non volevo saperlo. No, non dei volevo saperlo. Del... Per due settimane continuavo a scrivere a tutte le mie amiche, oh, ma lo sai che esistono dei granchi <ride> che ti <ride> mangiano? Che sono grandi così. E potenzialmente uccidono le persone. No, 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 mi vengono i brividi. No, no. Cioè, immagino anche a lei, cioè, questa non era colpa di Amelia Hirart, non li ha tre anni. No, infatti, ha avuto paura anche lei. Infatti. Ti immagini in realtà lei è diventata un'allevatrice di, di grandi del cocco, <ride> e non voleva più che nessuno le rompesse le balle. Potrebbe essere esatto, ha aperto tipo un baracchino di <ride> un latte di cocco, un cilindro. Sì, un ciringhito è il sogno della vita. Io e le mie colleghe lo dicevo sempre: no, noi dobbiamo mollare tutto e aprire un ciringhito. E eh, guarda, è un ottimo piano. Poi, però, il podcast si può fare anche di là. Sì, sempre. Eh, allora, perfetto. È la cosa bella del podcast: si gira in pigiama, già come siamo noi adesso, esatto. Sì, che poi tu mi dici, ah, quando ascolto il tuo podcast, l'atmosfera è tutto buio, tutto qui. Io lo giro in vestaglia con i coniglietti. <ride> Vero, però quando hai detto la frase d'inizio, io mi sono sentita molto in soggezione. Cioè, mi sentivo di essere dietro le telecamere, ma tipo dietro la macchina da presa, ma quella vecchia. Quella che, tua... Sì, sì, quella manovella. Esatto, bellissimo, quella che faceva proprio. Esattamente, sì, sì, sì. Come nel, nell'episodio di. mi sono sentita come nell'episodio di streghe, tipo della prima o seconda stagione, dove esce il tizio dal, dal, dal film. film. Oddio, <ride> bello con è bello <ride> quell'episodio! E c'è Fibi al cinema. E si innamora. 7 è... giorni su sette. <ride> Allora, l'episodio cita un film di Woody Allen mm. che è molto bello. Mm. Io disapprovo tantissimo Woody Allen, ma Ad La rosa purpuria del Cairo è bellissimo. È un film bellissimo. Come a farro? Con a farro? E okay. con il nonno di Rory, di una mamma per amica. Oddio! E lui è nel film. Che bello! Lui è un personaggio nel film. E quando il protagonista esce... Mm -hmm. Richard rimane lì, tipo. Oh, noi dobbiamo lavorare. Eh, si chiama Richard Sherman. Arrivare oh, nel film ed è tipo: Boh, io non so cosa fare. Io sono qui per, per recitare la mia parte, ma non c'è l'attore. E io cosa faccio qui? Ma aspetta, è molto divertente. Ma che bello, bello. Sì, mi stai dando un sacco di consigli. <ride> da guardare, è la, è la mia vita, io. <ride> Io non so parlare con le persone senza dare consigli di robe da guardare. No, no, ma a me va benissimo, vai, vai. Però siamo sì, delle pessime podcaster, perché sono 12 minuti e noi non abbiamo ancora detto il nome Shirley Jackson. Shirley <ride> Jackson <ride> è, è nel titolo dell'episodio. Oggi noi eh no. siamo qui per parlare di Abbiamo Sempre Vissuto nel Castello. Wow. Che è un film di Stacey Passon. Che mm -hmm. potete trovare su Amazon Prime Video ed è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Shirley Jackson. Esatto. Le protagoniste sono interpretate da Alessandra Daddario, e e Farmiga. E io non lo sapevo, per me è stato shocking okay. vedere apparire Sebastian Stark. <ride> e ho avuto un flashback di qualche anno fa. Io facevo video su YouTube, a un certo punto ho fatto un video. Reagisco al mio film preferito delle medie mm. che è The Covenant. Ah, beh! In cui c'è Sebast certo. Sebastian Stan! E io non me lo ricordavo assolutamente perché, appunto, l'avevo visto alle medie. Mi ero innamorata alle medie, però ancora non erano usciti i vari Winter Soldier, Avengers, eccetera. Certo. Quindi per me, vedermi apparire Sebastian Stan, baby, perché era un feto quando è uscito Covenant. Sì, è proprio piccolo lì. Mi è esploso il cervello ed è stato bellissimo. Non sente tipo Nate di Dossip Girl in quel film. Ti ho dato un altro shot. Sì. <ride> no, non sono sicura, allora lo googoliamo. Sì, sì, sto uh, I'm googling. A me viene fuori quello del 2023 con hey, Crawford. È... Sì, 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 sì. Sì, sì, c'è, è vero, è vero, è vero. Ma cosa mi stai dicendo? <ride> Sto impazzendo, è vero. Solo che lui è un personaggio piuttosto inutile in Covenant. È Vabbè, uno dei quattro girl. protagonisti, ma sì, è vero. <ride> Late motive della vita, faccio Poverino. le cose ma sono inutile. Vabbè, adesso in the, in the Boys non è inutile, è uno stronzo, ma non è inutile. È uno stronzo, però sì. Io, oh, sono stata piuttosto male per lui in, in The Boys. Io non posso vederlo The Boys, me l'hanno vietato tutte le persone che mi conoscono. Perché mi hanno detto che non, non ce la posso fare. E io concordo. Lui è poi un tizio stra... Vabbè, lui è tipo Aquaman e quindi ha tipo i fetticci dei tentacoli, quindi è super... Bleh. Disgusting. Sì. Poi Però sì, sei. è vero che c'è... È vero che c'è un filo in Covenant. <ride> che trauma. Mi dici cosa ti faccio stupire? Sì, ma infatti io non ci ho pensato proprio. Eh, perché eri... Eri distratta. Ero distratta da, da Sebastian Stan. Sì. Mi, eh, Sebastian Stan mi distrae molto facilmente. Eh sì, però in, eh, abbiamo sempre visto nel tastello c'è anche la da Dario. Alessandra da che è incantevole in questo film, è perfetta. Lei è sempre perfetta e incantevole. È mia moglie. <ride> mia moglie, <ride> in quanto tale non posso parlarne male no no puoi fare puoi dire quello che vuoi bro. no 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 ho solo complimenti per lei okay. l'unico mio appunto per questo film è per Thaisa Farmiga che lei ha palesemente 44 anni quindi non ho capito perché <ride> l'hanno presa per fare un personaggio di 18 ma no ma guardate Thaisa Farmiga ha la mia età secondo me è vero non lo so a me sembra molto grande ehm, però è grande da quando aveva 16 anni è del 94 è a metà tra mete. Quindi ce l'aveva forse a 18 anni, però non ce la faccia. No, no, lei sembra più grande. E invece per me Mary Cat deve essere proprio bimba. Piccola piccola, bimba, sì. Bimba bimba. E infatti ci stava bene appunto McKenna Grace che dicevamo prima. Sì, tra l'altro lei non è nuova agli horror, la McKenna, no? Ne ha è fatti. No. Eh vedi, ma dovevamo farlo noi sto film. Dovevamo fare il casting, io lo dico sì. sempre che il, poteva essere il lavoro della vita ah oh, sì 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 assolutamente fare i provini dire oh, no. le faremo sapere <ride> tu vuoi fare la stronza sempre sono qui apposta <ride> no non è vero sono un coniglietto in realtà sì no davvero sei una persona adorabile <ride> <Quindi> non... <ride> proprio no mi spiace puoi migliorare <ride> le faremo sapere per il ruolo <ride> da stronza <ride> esatto ma, Ma sai che una volta l'ho detto anche tipo a mia mamma. No, perché io vabbè sono un po' stronza, e lei mi fa: no, tu vorresti, però non ci riesci. <ride> okay. Mamma ha ragione, mamma ha ragione, sì. È l'unica volta in cui mamma, le mamme hanno ragione in questo episodio. <ride> sì, è vero, vi invitiamo cortesemente ad andare alla sedia bianca prima di sentire questo episodio, perché Gaia ci ha raccontato tutta la vita di Shirley Jackson che è fondamentale per capire. I racconti e i romanzi di Sherry Jackson eh, una... pensavo ti di dicessi eh, che è fondamentalmente orribile, <ride> che è fondamentalmente una <ride> tragedia, invece no, eh, tu mi hai detto: Sì, venite, anche sì. Lei. Ci, ci sono anch'io, cioè eh, io praticamente abbiamo registrato l'episodio. Io stavo qui a fare sì, 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 no <ride> <you."> no, <ride> no. <ride> sei stata molto partecipativa in realtà. È perché sono, io adoro il modo in cui tu racconti le cose. No, grazie. No, ma ci mancherebbe. Riesci a um, trasmettere molto bene la tua passione per la storia e a integrarla molto bene con uh, questi spiecchietti un pochino più spensierati di, di critica e di i, io che ci stanno grazie molto bene. Perché? Perché <ride> non sono una persona seria. No, ma perché quando tipo guardi i documentari di storia, mm -hmm. secondo me a volte trapela il disgusto, la disapprovazione, il Enrico Ottavo. Ti prego, smettila. <ride> esatto. Però un, uno storico non lo può dire. Eh, no. Invece no. alla sedia bianca, sì, possiamo dire Enrico Ottavo, stop. <ride> esatto. Venite se volete insultare Enrico <ride> Ottavo. Comunque, abbiamo sempre vissuto nel castello. Abbiamo sempre visto nel castello. Io intanto ti, ti ringrazio per avermi detto che era uscito il film perché io l'avevo completamente bypassato. Non me ne ho <ride> Quindi l'hai visto adesso? Sì, l'ho visto ieri. Ah! Oh, ok! <ride> no, io in, in voce alla mia ossessione per la Alexandra l'ho visto sì. un po' di volte, sì. ragione, ragione. Lei, lei, io, io sono rimasta estasiata dalla sua performance. Ma lei è bravissima e bellissima. È bellissima, vestita in quello stile casalinga sì. anni 50, sta da Dio. Sì, sì, Se dovrebbe vestirsi così sempre. Sì. E soprattutto dovrebbero vestirla. Cioè, perché a me fa male al cuore, che quando lei fa le cose sue, cioè quando fa le mm -hmm. cose che vuole fare, sono tutte cose in cui lei è... recita ce l'abbiamo fatta. Mm -hmm. Mentre poi quando deve fare le cose probabilmente per pagare il mutuo, <ride> sì. che ci sta, ci sta, la mettono sempre in quei ruoli che non, non deve fare niente a parte essere figa. E lo è, mm -hmm. Cazzarola lo è. Però, però è anche molto brava, quindi faglielo vedere, che è molto brava, fa, fa, <ride> faglielo mostrare il suo, il suo talento. Poi è bellissima e non sarò certo io a dire che... Non può stare in costume per fare bay-watch. Per te, oh, Dio! Oh, mamma mia, quel, fi quel film mi causa bisexual panic perché c'è anche Zac Efron. Sì. E io tipo, dove guardo? Dove guardo? Ovunque. Eh. <ride> That, that's my life. <ride> esatto. Tos, tos, tos. Ieri, ieri, ieri siamo andati a vedere Dune 2. Ok, Dune 2. Duri due. E prima c'era il trailer del nuovo film di Guadagnino, che è un triangolo amoroso in cui c'è Zendaya mm -hmm. e Mike Feist. Mike Feist uh, mi, mi manda tutte le cose dove devono stare, se, se capisci. <ride> così. E Zendaya, idem. Okay. Quindi se tu mi fai le scene di, di threesome già nel trailer, io. io... Ah! Tu impazzisci al cinema? Sì, le, le sinapsi sconnettono e, e, e io emetto versi stata malissimo. mani. <ride> Ci ho pensato per tutto Dune, cioè io, io guardavo Dune e intanto pensavo Mike Feist che bacia il collo di The <ride> Mi sembra giusto. No, comunque postilla, non volevo assolutamente dire che eh, Baywatch fosse uno di quei film che non apprezzano la Alessandra, perché Alessandra... Eh, è bravissima e bellissima, ma Baywatch è adorabile. Sì, è divertente. E soprattutto c'è The Rock sì, sì. E, noi, esatto, e noi adoriamo The Rock. Oh, sì, sì. E The Rock, tra l'altro, è sempre molto protettivo con Alessandra D'Adario: cioè, nel senso, non è mai viscido. No, è vero. In, Lui è sempre nei film con lei. Secondo me sono tipo amici, hanno una sì. sorta di collaborazione. Hanno fatto anche cosa Sant'Andreas, come che si chiamava? Del... Esatto. Eh. Sì, però lui fa sempre dei, dei ruoli dove non è mai viscido no. con lei. Cioè, o fa il padre o fa la figura paterna. È, è sempre molto rispettoso. E in generale, The Rock ha sempre delle protagoniste amorose della, della sua età, mm -hmm. eh, tutte situazioni molto, appunto, rispettose. Quindi, elogio a The Rock. In questa sì, sì, io gli voglio veramente molto, molto bene. Al punto sì, che sì. il mio Fest and Furious preferito è Hobbs Show. E io ho pianto. Davvero? Sì, io ho pianto per uh, la scena in cui lui dice noi siamo Samoani. Oh, è vero! Rendiamo... Cioè, Io ho pianto per un Fast and Furious e solo perché. Non pianto ero per Fast and Furious. Furious. Evo! Eh, boh. <ride> io, io ci provo a fare. No, a me piace il cinema d'autore. Ho visto la corazzata di tutti che cinque volte. Però ho pianto per Fast and Furious. <ride> no, ma guarda, se Fast and Furious. Uh, se entri nell'ottica, è una famiglia. È una fan family, eh. Esatto, esatto. E io è un trope che mi commuove molto la fanfiction. E eh, anche a me... Cioè, la mm -hmm. scena in cui c'è... Eh, come si chiama? L'altro simpatico. Vin Diesel ti va <ride> da una parte e la macchina con Paul Walter ti va dall'altra. Cioè, ti sfido a non piangere. Eh, sì, infatti. No, no. Eh, Quindi abbiamo momento. ragione noi. Sì. <ride> <E> questo <ride> dimostra che abbiamo ragione. <ride> esatto. Io sono del parere che ti può piacere tutto. Se ti piacciono i film d'autore non vuol dire che non puoi guardare anche i super action con le macchine che esplodono e vanno nello spazio. Esatto, ah, sono d'accordo. Se una cosa ti diverte va bene così. Giusto. E vale per ogni cosa, per i film, per i libri, per la musica. Se ti piace va bene. Sono molto d'accordo. Sono molto contenta. <ride> okay, Raccontiamo credo. la trama di abbiamo sempre <ride> visto. Ma... <ride> Questo episodio è un delirio. Io lo adoro. Ma eravamo bravissime mezz'ora fa. Cos'è successo poi? <ride> Ho iniziato a pensare, a Alexandra andare in costume. Eh, vicino giusto, a giusto, è proprio in costume. <ride> Può essere. La trama. Quando, quando high school musical entra nella tua vita nel momento di sviluppo psicosessuale è un problema. <ride> Ma l'hai visto il coach Bolton su TikTok? No, 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 TikTok. E poi ti mando il link. Link, link. Ok. La trama? La trama di Abbiamo sempre vissuto nel castello. Ti dirò che ci sono rimasta piacevolmente sorpresa, guardando il film, di notare il grande rispetto per la fonte originale, mm. che viene praticamente adattato quasi parola per parola fino alla fine. Mm. E il finale del film per me è bellissimo. Abbiamo sempre vissuto nel castello ha come protagonista, voce narrante, narratore inaffidabile, Mary Catherine Blackwood, che è una bambina, ha 18 anni ma è una bambina, è molto molto legata alla sorella maggiore Constance, vivono insieme allo zio Julian, mm -hmm. in questa casa un po' isolata dal resto del paese, in cui Mary Cat si reca una volta a settimana solo per fare la spesa, Cosa che le causa un grande disagio perché lei sente che le persone nel paesino odiano lei e odiano la sua famiglia e soprattutto lei forse se lo immagina però in realtà è così, tutti parlano male di loro perché i genitori e il fratellino di Mary Catherine sono morti avvelenati e si dice che sia stata Constance, c'è stato proprio il, il processo da cui lei è stata prosciolta, l'hanno dichiarata innocente. Però tutti sono perfettamente convinti che sia stata Constance. Anche perché lei da quel momento si è ritirata a vita solitaria in quella casa. Lei non esce più, è diventata completamente agorafobica, non la sposta più nessuno dalla casa. Oh, c'è da dire che, Cazzarola, se tu sei innocente e tutti ti accusano di aver ammazzato i tuoi genitori e tuo fratello, magari non esci più. Sì, sì, probabilmente non lo farei più neanche io. Probabilmente mi sarei trasferita, effettivamente, fossi loro. Ma effettivamente sì, però forse è la loro unita entrata, quindi se hanno una, una tenuta... Sì, sì, eh, non ha senso economicamente andarsene. Eh sì. La vita di Mary Catherine è fatta di rituali. Mm. Lei è molto affascinata dalla stregoneria, lei si ritiene una strega mm -hmm. e fa questi piccoli riti scaramantici, superstiziosi, seppellisce le cose, inchioda le cose. Perché è convinta che questi gesti abbiano potere. Uh -huh. Il suo scopo principale è proteggere Constance, uh -huh. perché la ama alla follia. La vita di Mary Catherine viene sconvolta dall'arrivo del cugino Charles, che è lì per aiutare la famiglia, mettere a posto le carte. In realtà è, è palesemente un money grabber, è lì, è lì per sciulare l'eredità di tutti. Nel film, cugino Charles è interpretato da Sebastian Stan, che io quando me lo sono vista arrivare ho gaspato. Hai detto, oh! Ho fatto proprio. Oh! Ma è Sebastian Stan? Ed era proprio Sebastian. Per me hanno scelto benissimo come attore perché lui ha contemporaneamente la faccia da bravo ragazzo ma anche da stronzo. Non so come fa, però ci riesce. Sì, perché sembra un cucciolino, a volte c'ha proprio la faccia da cucciolo che tu devi proteggere e a volte no. Esatto, perché ha ah, il sorriso cordiale, ma gli occhi infidi. Vero, vero. E questo lo rende un perfetto serial killer tipo in fresh. Esatto, esatto. Infatti lo volevo proprio menzionare. Ah, Io adesso voglio vedere di che segno è Sebastian Stan, perché ho bisogno di queste informazioni. È del leone. Ah, beh. Diciamo da un sacco di gente figlia del leone, tipo Ben Barnes, Andrew Darfield. Sono del leone. Mm. Mia nonna era del leone. Mia nonna. <ride> Però sono dei segni. cioè, è egocentrico il signor Barnes. Il signor Stan. Pensavo a Bachi adesso. Eh sì, ma infatti. No, aspetta, Bachi è... è un mio pezzettino di cuore. Mi commuovo alla sola idea di Bachi. Sì, Bucky è santa roba. Ma qui non è Bucky! No, qui purtroppo è cugino Charles. Cugino Charles nel libro viene descritto mh, vabbè, ovviamente dal punto di vista di Mary Catherine, eh sì. quindi lei lo annusa già dall'ingresso, che lui è lì per rubare i soldi di famiglia e creare scompiglio. Nel film, invece, è molto più viscido il rapporto che si instaura tra lui e Constance, perché lui la sta palesemente seducendo. Lei essendo così isolata nel momento in cui arriva lui e la tratta bene, la coccola, le fai complimenti e tutto quanto, lei si innamora perdutamente di lui. Ah, certo, sì. Ci sì. casca proprio con tutte le scarpe. E questo è questo, come appunto tu mi raccontavi nell'episodio che abbiamo fatto da te, mi ha ricordato tantissimo il rapporto tra Shirley e il marito Stanley. Uh, assolutamente, sì, perché. Cherly, sempre oppressa dalla madre, questa madre orribile, te le bruciava i racconti e le diceva vorrei tu non fossi mai nata. Eh, l'ha portata tra le braccia, praticamente, di quest'uomo, che è stato forse il primo uomo che le ha dato attenzioni, però non era proprio bravissimo perché era un maschilista, un retrogrado e un fedifrago, il fedifrago, in fingardo seconda parola della puntata fedifrado bellissimo noi siamo qui anche per migliorare i vocabolari <ride> esatto però sì è molto, è molto vicina la situazione di Shirley con quella di, di Tostans più che di Mary -Kett. sì in Mary io ho letto un'analisi che ho trovato molto molto bella di Abbiamo Sempre Vissuto Nel Castello libro perché è un po', un po' vecchietta come analisi, mm -hmm. in cui il, questo critico letterario raccontava di come le figure di Maricat e Constance siano una specie di yin-yang delle due spinte, dei due lupi dentro Shirley Jackson. Sì, ci sta, è vero. Appunto questo suo lato affascinato dall'esoterismo dalla magia, dalla superstizione, dalla paranoia, perché Marriott è, è un personaggio paranoico. Certo. E allo stesso tempo Constance che sta lì a, a dare alla casa, a essere una brava padrona di casa, che cucina, che ha sempre tutto in ordine, sotto controllo, però è anche agorafobica, cioè lei è la custode della sua prigione, non di casa sua, eh, sì. del suo carcere. Eh, ma anche Shirley, poi ha avuto due anni di adorafobia forte, quindi. Però io ci leggo: da risbaglio, non sono una un'etita di niente, io eh. Uh, anche questa voglia di proteggere, mm. ti a Merritt rispetto a Constance. Cioè, è come se lei volesse proteggere se stessa, questa sua parte mm. più, più buona, più mite, più docile. È bellissima questa cosa. Eh, sì, triste. magari Merrikat vede in Constance la parte migliore di sé e la vuole custodire. Eh sì, infatti è molto malinconica questa, questa dinamica, mi piace. Tanti, tanti cuoricini per Merrikat. Sì, povera Shirley. Eh, sì, infatti, Shirley è, è una figura molto presente, mi, mi viene da dire una parola che, che in realtà in, in italiano non esiste, cercherò di, di trasformare la parola in un'espressione. Ok. È quel tipo di persona che tu vedi meritevole di tutto, sì. però vedi che non ha, non riesce ad ottenere dalla vita tutto ciò che si merita e tu vorresti solo proteggerla da tutto quanto, da tutto ciò che le fa male e che la allontana dalla realizzazione dei suoi sogni. Qual era la parola? Paciughina. <ride> Aspettavo, <ride> so. te l'ho messa tipo colpo di scena, bellissimo. Comunque è vero, è proprio vero. E poi, tra l'altro, lei non aveva questo, cioè, non è una vita straordinaria quella di, di Shirley Jackson. Ti dici cazzarola? A me non potrebbe mai accadere. Come potrebbe essere una delle vite che incontro molto spesso. Per esempio, regine, re, sì, sì. imperatori. Lei piccina, potevo essere io, come potevi essere tu? Tranquillamente, sì. È una vita molto ordinaria, che cresci in un contesto, una famiglia poco supportive. Ti trasferisci, fai l'università, incontri un tipo che ti sostiene. Entri in un attimino in un circolo di persone un po' creative, simili a te, riesci a creare, riesci a mm. lavorare anche ad ottenere un compenso da, da quello che scrivi, ma allo stesso tempo non riesci a emergere tanto quanto ti meriteresti. Cosa c'è di più ordinario di questo? Eh sì, esatto, <ride> e poi se tu, cioè, se tu non vai a scavare nella sua vita, come poi è successo perché lei ha avuto successo, però. Se non fossi andata a stare nella sua vita, lei sarebbe stata un'asciura di Bennington, di questo paesino, mm -hmm. e come, come mille altre. Assolutamente. E invece poi tu vai a vedere e sembra, cioè a parte che noi abbiamo decretato che sarebbe stata nostra amica, avremmo fatto gli aperitivi, avremmo parlato di stredoneria, perché lei poi era una persona super interessante, però è, è una vita come quella che potremmo avere noi. Penso che sia anche per questo che i suoi racconti riescono ad arrivarci così tanto, perché sì, sono horror, ma non sono quegli horror con uh, i mostri, quegli horror con le dimensioni parallele, con Cthulhu, con le minacce cosmiche. È quell'orrore che ti deriva dal non sentirti al sicuro nel tuo ambiente, mm. nella tua casa, nel tuo paesino. È un orrore molto quotidiano anche molto sottile davvero mm -hmm, cioè se vivi magari anche in un paesino di, di campagna come per esempio vivo io io non mi sento di potermi fidare dei miei vicini ok di una forse sì ma degli altri no e non mi sento in pericolo di vita però non mi sento al sicuro ok ok ci sta cioè tutti intorno a te potrebbero eh cioè non sono persone fidate non sono persone che ti aiuterebbero in caso di bisogno esatto cioè non penso che mi accoltellerebbero se mi incontrassero di notte però penso che se qualcuno mi accoltellasse di notte gli altri non verrebbero ad aiutarmi ecco. certo sì va bene o magari vendono perché ti vedono e quindi devono però poi dicono: Eh, però poteva farsi anche accoltellare da un'altra parte che cioè tu mi rovina il giardino <ride> pensavo di che si poteva farsi accoltellare in un posto non vitale del corpo eh? cretina far ah, anche effettivamente te la sei un po' cercata esatto esatto cosa ci facevi <ride> là fuori di notte è eh, colpa eh. tua esatto e penso che Shirley jackson l'abbia descritto molto bene io invece i miei vicini non li conosco quindi. a posto <ride> io non so chi sono i miei vicini e <ride> io vivo in città quindi Certo, è un, uh, un ambiente completamente diverso. Eh, sì, 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 no, è vero, è proprio questo, questo ambiente descritto da Shirley opprimente, oppressivo, che poi era quello che lei viveva, perché lei viveva in un paesino, ma lei in realtà è stata in città per molti anni, quindi probabilmente ha visto il cambio mm -hmm. di come si viveva in città. Non, non sto dicendo che è bello, perché lì veramente rischi di essere tutelata. <ride> <ride> Però poi io sono anche in una parte strana della mia città, quindi io magari sì, i miei compagni di università no. Mm -hmm. Però eh... È vero che probabilmente lei ha visto questo, questo passaggio di vicini che ti sparlano, lei te non andava bene, un'altra persona per cui lei non andava bene, oltre alla madre, oltre al marito, anche l'opinione pubblica del paesino ti diceva «ah, perché tu sei, eh, non sei a far la casa?». Mm -hmm. A mettere a posto casa che in realtà lei era bravissima con i suoi figli, però lavorava. Cioè, se pensi ancora adesso, le mamme lavoratrici hanno, hanno un po' l'occhio addosso, sì. Sì, qualsiasi cosa fai, non sei mai all'altezza dell'opinione generale. Sì, soprattutto la mamma lavoratrice che magari non può portare sempre a scuola i figli, oddio, lei faceva la seritrice quindi aveva una, una libertà ampia, però sarà dovuta andare dall'editore, avrà avuto i suoi impegni, e in un paesino dove non so, io me l'ho immagino come il paesino dove si fanno le dare della torta, uh -huh. <ride> quelle cose sì, lì sì. molto uh, suburban del, dell'America. Esatto. Lei magari queste cose non le faceva, poi usciva raramente di casa. quindi Figura, Tito gliene, dicevano dietro. Qualsiasi, ci scommetto tutte come alla Marrick esatto, esatto. Infatti a me piace tantissimo la, la parte iniziale di abbiamo sempre vissuto nel castello in cui lei va in paese e si sente gli occhi di tutti addosso, mm -hmm. uh, sente le persone sparlare di lei alle spalle. Te la fa sentire proprio quell'angoscia, quell quell'ansia sociale che ti prende quando non ti senti ben visto in un contesto ristretto come può essere quello del paesino in cui è ambientato. Eh sì. E il modo in cui abbiamo sempre vissuto nel castello cresce fino alla scena dell'incendio e il successivo saccheggio della casa. Per me è geniale, è proprio una, una descrizione perfetta di come può svilupparsi una paranoia. Vero, è vero, è bello. È bello. Tu vai a fare la spesa, senti, l'asciura pettegola che dice, ah ma va quella come sei vestita, uh -huh. e quella scena finisce lì per le altre persone. Ma per te che sei paranoico, diventa: oh mio Dio, ha pensato questa cosa, io adesso esco. E attirerò l'attenzione della persona sbagliata. E andremo in quel posto e succederà quella cosa e mi farà del male, eccetera, eccetera. Sono pensieri intrusivi che ti vengono. E che probabilmente venivano alla, alla Shirley. Sicuramente, perché l'ha descritto troppo bene e mi dispiace. Sì, ma poi lei aveva l'ansia, oddio diagnosticata. No, però molte delle sue protagoniste hanno l'ansia proprio perché lei aveva problemi di, di ansia e Sarebbe dovuta andare a fare un percorso di psicoterapia, però è nata nel 1916, quindi 1916. Sì, sì 1916. Sì. Quindi non era fattibile. Ben poche persone ah. ci andavano. Di sicuro non e Constance, mm. che effettivamente ne avrebbero avuto bisogno anche loro. Che tra l'altro una cosa che io ho trovato molto mh, divertente la prima volta che ho letto il libro e che me l'avevano, tra virgolette, venduto, presentato come il top romanzo gotico. Per mm -hmm. me romanzo gotico vuol dire castello, vuol dire candele, vuol dire gotico. Candela. Cagliolo, tanto... Sì, 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 sì. Esatto, sì. precisamente. Quindi quando io ho letto, abbiamo sempre vissuto nel castello, c'era poi anche la parola castello a indurmi in confusione. In errore, sì. A un certo punto lei parla di macchine, macchine, frigoriferi, io ero tipo what? <ride> che senso il frigorifero? <ride> è vero! Perché non avevo idea che fosse ambientato nel, nello stesso periodo in cui è scritto. Mm -hmm. Infatti il film secondo me ha un'estetica perfetta. La casa è, è perfetta bellissimo. con tutti i ninnoli appunto Alexandra D'Adario con questi vestiti anni 50, quelle gonne, quelle scarpe, quelle pettinature. L'estetica azzeccatissima, perfetta. Eh, sì, perché effettivamente è un romanzo dotito, è un romanzo horror, eh, però è anche mm -hmm. un romanzo dotito, però è un'ambientazione strana. Lei, lei scrive quando vive e tu non ti aspetti, cioè almeno nel, forse nel nostro immaginario, mm -hmm. ormai un po' sì, perché mi viene in mente che, so, la, la signora ammazza tutti, quelle cose lì, però prima c'era la, la famiglia perfetta. <ride> La famiglia perfetta nel sobborgo, sai, te, si parla di come nelle periferie non succede niente, sono tutte. Eh, mi viene in mente il film con Nicole Kidman, quello del, della moglie robot. Ah, la donna perfetta. Esatto, ti è proprio ambientato lì perché non succede niente. E le mamme vanno a fare la torta e i papà vanno a lavorare. E metterci boom hai ammazzato la famiglia lì è, è ancora più. ti si sveglia? Mm. Assolutamente sì, si crea quel contrasto tra l'ambiente immacolato, perfetto in superficie, quando mm. in realtà sotto ci sono omicidi, tradimenti, furti, desperate housewives uh, insane. Esatto, o il film quello che ha causato scandalo quest'estate quello di Florence Pugh. Ah, devo ridarle. Esatto. Ah, ti è piaciuto? È Io vero, ho sì, Don sì, sì, ho, ho sentito la, la tua opinione. Oh, <ride> ho fatto un episodino. Sì, sì. E, um, viene tutto in realtà da un romanzo molto bello che è, è una serie in realtà, però è, um, i segreti di Peyton Place Ok, non so niente che ha ispirato Aira Levin a scrivere La donna perfetta, che a sua volta ha ispirato il film, che ha ispirato Desperate Housewives, è tutto, tutto un'influenza su un'influenza sugli un influenza e lo, lo trovo bellissimo. Molto bello, l'arte che genera arte. Assolutamente sì, esatto, esatto. Il fatto che il film spinga molto l'acceleratore sulla viscidezza del cugino Charles e sulla seduzione che lui fa. A Constance mm -hmm. porta ad una rivelazione molto, molto interessante, che è quella del chi è stato veramente ad uccidere la famiglia. È stata Merrikat per proteggere Constance dagli abusi del padre. Questo nel libro non c'è. Cioè, sì, c'è che è stata Merrikat, sì. ma non viene mai menzionato l'abuso, invece, nel film è esplicito. Okay. No, non è esplicito l'abuso, è esplicitato il fatto che è successo. Certo. E la scena, diciamo, il, il picco emotivo del film, che è la scena dell'incendio, mm -hmm. è preceduta da un'aggressione fisica da parte di Cugino Charles a Maricott, Sì. che a me ha fatto um, terrore. Io ho questo... Um, io mi, mi sento molto a disagio quando sento le donne urlare. Ok è Proprio una reazione molto istintiva. Io mi sento male. Uh -huh. E um, Taisa Farmiga l'ha recitato benissimo, benissimo. Eh, lei è molto brava. Sì, ma lei, lei mi è sempre piaciuta da American Horror Story. Io, ho detto questo è da tenere d'occhio. Tu lo guardi, Guild Age? Non ancora, però lo devo guardare. È, è la tua roba. Il finale, appunto, come dicevamo, è diverso perché il libro finisce semplicemente con la casa è stata saccheggiata, ma Mericat e Constance rimangono comunque a vivere lì da sole e, e stanno benissimo, sì. sono felicissime. Nel film, um, cugino Charles aggredisce anche Constance e Mericat lo uccide. Eh sì. Io penso che a Shirley piacerebbe anche questo finale alternativo. Penso che approverebbe. Sì sì sì, 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 sì. Anche perché il metodo per l'omicidio è la lapidazione e noi sappiamo che la lapidazione a scelto il <ride> metodo di omicidio questa volta. Esatto. Avevamo un candidato, ops, hai perso. No, tu volevo dire una cosa su. Secondo te perché hanno cambiato nel film? Perché la, la Meriteth ha esplicitato. cioè ha cambiato la motivazione per cui ha ucciso la famiglia? Perché le volevano dare una giustificazione o perché. Te era più per impat impatto per il pubblico allora io penso che questo sia ricollegabile alla scelta di uh, Stacy Pesson come regista perché Stacy Pesson mm. ha fatto questa serie che si chiama Why Women Kill e um, penso che appunto aver lavorato a questa serie mi espliciti molto il fatto che uh, Stacy Pesson ce l'ha come tema caro il perché le donne uccidono il perché le donne uccidono, si ricollega il 99% dei casi con gli abusi sessuali. Certo. Quindi trasformarmi: abbiamo sempre vissuto nel castello in una storia di donne che vendicano le altre donne che hanno subito molestie, secondo me, è, è, perfetto, è perfetto. È un ottimo uso, ottimo riutilizzo del. Di un materiale preesistente per parlare di un tema caro e attualissimo, giusto, bello, mi piace. Non ci avevo pensato. A me è piaciuto, cioè, io approvo molto, a parte che è un tema che appunto mi sta a cuore anche a me. Quindi quando viene trattato con una certa sensibilità certo. e allo stesso tempo una certa ferocia, io approvo i, I film Dude for Them esatto. Esatto, proprio quelli. Quindi ti ringrazio per avermi fatto sapere che questo film esiste. Oh, bene, <ride> sono contenta. Io adoro i film Dude for Them. Anch'io. Gone Girl ci ha dato tanto. Il monologo di Gone Girl. Apice. Quello è un apice di scrittura incredibile. Lei, tra l'altro, bravissima. Lei si è inteso come Gillian Flynn. Bellissima. Come la, la protagonista di Gone Girl Jane di Ordeoglio e Pregiudizio, Rosamond Pike? Rosamund Pike, <ride> bravissima. Okay. Io ho, ho dei problemi con i nomi, ma ogni tanto mi, mi, mi spuntano le info così. Plup. Giusto, giusto. Brava, brava. Grazie. Noi sono io che ringrazio te per avermi innanzitutto fatto scoprire questo film, avermi raccontato tutta la vita di Shirley. Nel tuo episodio, che rinnoviamo l'invito di andare ad ascoltare, andate tutti su La Sede Bianca. Grazie. Perché è bellissimo: è un podcast troppo divertente e molto informativo. Grazie. Ti ringrazio per aver fatto questa chiacchierata. Tanti, 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 tanti baci. Anche a te, io sono molto contenta di essere in questo podcast. Poi mi riascolterò a lavoro. <ride> e sarò io, sarò la mia voce. <ride> È bellissimo, io adoro questa cosa che la gente mi ascolta mentre lavora, mi, mi rende molto felice. Ma è un problema adesso perché prima facevo l'archivista, quindi ero io nella stanza e mentre facevo le cartelline o cose potevo ascoltare. Adesso sono nelle risorse umane, sempre nello stesso ufficio, ma diverso. E devo parlare con la gente ed è una tragedia perché non posso più ascoltare podcast. È una bruttissima cosa dover parlare con le persone. Io lavoro in un negozio, quindi non faccio nient'altro. Oh no! Me ne posso lamentare. Quindi niente, niente podcast per te a lavoro. No, io non posso proprio. No, no. Io i podcast li ascolto in macchina mentre cucino, ma mentre lavoro devo ascoltare le persone che mi dicono: Ma secondo te i miei capelli sono più castano cioccolato? Castano Mogano? Castano Bo? No, ci, sta. ci sono troppi tipi di castano. La, la gente la deve smettere. E glielo puoi dire solo tu, tra l'altro. È terribile, è terribile. No, non è vero, in realtà mi diverto molto, soprattutto oh. con i vecchietti. No, in realtà anch'io mi diverto, cioè, mi piace parlare con la gente, ma mi ero abituata bene quindi cioè, mi ero abituata nella mia solitudine. Quindi, ora uscirne è difficile. Come... come Tostans esatto, esatto. però in un archivio invece che in un castello che non è un castello è una casa esatto non è un castello possiamo mettere questo punto è solo che abbiamo sempre vissuto nella casa era un po' scarico come titolo Sì, poi c'è anche il house questa parla solo di case non mi sembra il caso cioè io da editore avrei detto così <ride> senti allora sei una real estate agent o una scrittrice di horror ok horror gotico castello. Paola Marella Paola Marella del Vermont <ride> salutiamo, mandiamo baci ringraziamo no, io volevo, volevo ringraziarti volevo ringraziarti per, per avermi invitato tua e per essere venuta da me e volevo anche ringraziarti per il fatto che al Podfest, perché ci siamo in, ci siamo incontrate per la prima volta al Podfest io ero un'anima perduta <ride> e io ti ho adottato <ride> sì, io ero un'anima perduta perché era il mio primo anno non ce ne nessuno <ride> esatto, lei mi ha adottata è stata un, angio, un angelo, un angelo, cioè per due giorni io sono stata la sua ombra e sono stata attento a lei. No, così, no, è stato zitta. bellissimo, ci siamo divertite tanto. <ride> e, è stato molto bello anche sentirla live. Anche per me sentirti live è stato molto molto divertente. Oh, grazie. È sempre lì a parlare di mariti di merda. Esatto. Io prima mi ero documentata ed ero arrivata dicendo, no, ma io adoro Tasino Tertosa, però ovviamente la sua faccia non la conoscevo, quindi le ho parlato mezz'ora prima di capire chi fosse. <ride> e lei mi ha adottata prima, quindi neanche per interesse. Io, io accolgo tutti gli spiriti perduti, le anime perse, i poveri Cristi, che vengano tutti a me. <ride> E i, e i buoni diavoli grazie Bellissima. grazie grazie veramente grazie, per e la compagnia e per me è stato un grande piacere conoscerti di persona conoscere il tuo podcast che mi piace da matti mi fai fare delle risate incredibili io ancora ogni tanto tipo dal niente ripenso a il tipo che si firmava HHH e tu, e tu hai detto tipo era una statica <ride> <ride> ogni tanto dal nulla ci penso tutto contenta. va bene dai diciamo che abbiamo concluso sì Concludiamo, ringraziamo, salutiamo e okay. alla prossima. Ci risentiremo. Ti farò proposte. Sì, quando vuoi, io vendo, su <ride> vendo subito. Benissimo, alla prossima, allora. Ciao. Ciao.